potente. Pa ragazzi, qua Axelot, mi gado oggi sono da solo e sentite qua quanto si sente bene. E oggi sono qui a portarvi il secondo video in un giorno, perché ragazzi, allora innanzitutto il video che ho caricato prima aveva veramente una qualità audio pessima, però sinceramente non mi aspettavo così tanti non mi piace. Infatti dicevo vabbè, capiranno, un po' si riesce a sentire, però appunto spero che capiscano. Ebbene no, ho avuto la bellezza di 72 non mi piace. Infatti ero abbastanza poco gasato, abbastanza anche triste, e ho detto: io ho questi 10 minuti di pausa in cui posso fare un video e poi posso cogliere un'occasione, posso carpare il DM. Infatti oggi alle 8 del 6 marzo 2014 sono usciti i nuovi upgrades. Infatti non i transfer, attenzione, sono usciti solamente i nuovi upgrades. Quindi che cosa è successo? La EA ha inserito nuove carte nel mercato di FIFA Ultimate Team, ma andiamole a vedere. Innanzitutto troverete in descrizione il link del documento che riassume tutti questi upgrades, però vabbè, io adesso vi esporrò, vi farò vedere quali sono i principali. Innanzitutto voi dovete sapere una piccola cosa, che se avevate già la versione in forma di questi giocatori che sono stati upgradati, automaticamente l'overall della vostra carta aumenterà, perché infatti è questo il cambiamento che hanno fatto rispetto a FIFA 13. Infatti dunque, se voi avete la carta in forma di un giocatore che è stato upgradato, si upgraderà da sola la carta in forma. Se invece avete solamente la carta del giocatore non in forma, che appunto è stato upgradato, no, quella non vi verrà upgradata automaticamente. Sarete costretti a comprare un nuovo giocatore sul mercato, appunto quel nuovo giocatore che è stato upgradato. Quindi vi espongo un attimo le carte in forma che sono state aumentate, o meglio, quali giocatori sono stati aumentati e quali sono i giocatori che avevano delle carte in forma. Innanzitutto ragazzi, è stata aumentata la bestia Eden. Infatti è stato aumentato Eden Hazard di ben 3 di rating, da 85, ovviamente la sua carta oro, è andata ad 88. Dunque, cosa è successo alle sue tre versioni in forma? La prima versione in forma, quella da 86, è andata a 89. La seconda, quella da 87, è andata a 90. E la terza, quella da 88, è andata a 91. Quindi ragazzi, abbiamo una sorta di Cristiano Ronaldo 2. Una piccola premessa da fare, qual è? Ragazzi, non comprate assolutissimamente questi upgrade, o meglio queste versioni in forma degli upgrade, nei primi giorni, perché sarà veramente una cosa scandalosa. Come vedete, Hazard valutato 91 costa 6 milioni, e ragazzi è impossibile che un giocatore così costi 6 milioni. Perché? Perché come alla sinistra noi abbiamo Cristiano Ronaldo che ne costa 2 e è valutato 92, quindi Hazard Tiff secondo me deve per forza valere meno di Cristiano Ronaldo, perché poi faccio notare che Cristiano Ronaldo ha 5 stelle di abilità. Altri giocatori che sono stati aumentati, allora sia Alvaro Negredo del City, che è aumentato da 83 ad 84, non c'erano versioni in forma precedenti, non aveva avuto versioni in forma, quindi non posso presentarvi la sua nuova carta. Questo perché sono le 8:13 e in 13 minuti, da quel che mi sembra di capire, non è ancora uscita nessuna carta valutata 84 di questo giocatore. Altro giocatore upgradato è Diego Costa, infatti da 83 è andata a 84, dunque la sua versione è passata da 84 a 85. Come vedete adesso la troviamo a un prezzo iniziale di 499.000 crediti, molto maggiore, molto superiore rispetto a quello cui costava prima. Infatti costava all'incirca sui 200-250.000 crediti. Un altro giocatore che è stato upgradato, ragazzi, è stato Oscar, che è passato da 82 a 84. E io non mi immagino che cavolo di COC, cioè, sta diventando, o meglio diventerà. Non vedo l'ora di provarlo, infatti lui lo proverò sicuramente, ed è veramente magico. Stessa motivazione per che vi ho detto per Negredo, è appunto il motivo per cui non vi sto presentando questa sua carta. Altro attaccante che è stato aumentato, Pepito Rossi. Infatti la sua versione, aspettate un secondo, one second, perché mi sembrava che si fosse bloccato, vediamo un po'. Allora, vabbè, poi è stato aumentato Giroud. Adesso vi faccio vedere tutto un attimo con calma. E guardate qua, Rossi. Rossi era un AT valutato 81, è stato aumentato a 82 e adesso lo si trova a 82, però come ATT. Difatti la sua versione in forma è stata aumentata da 82 a 83. Stessa cosa è valsa appunto per Alaba. Era un 81, è stato aumentato a 82, quindi la sua versione 82 è passata a 83. E come vedete il prezzo è veramente spropositato. Costa 575.000 crediti e non credo che li possa valere tutti. Fosse Team of the Year, sì, ma prima versione
in forma? Non credo proprio. Altri giocatori aumentati, allora come vi ho fatto vedere in precedenza, Giroud è passato da 80 a 81, quindi la sua versione in forma è aumentata da 81 a 82. Lallana, dov'è? Dovrebbe essere qua, Lallana del Southampton, che è stato aumentato da 78 a 79 ed era un esterno destro, ora si ha la nuova posizione che quella del COC, e come vedete la sua nuova carta in forma è un COC ed è valutato 81, non più 80. Altri giocatori importanti sono Sterling, che ragazzi lo davano come esterno, o meglio sul documento che vi lascerò in descrizione lo danno come esterno destro, però qua è sempre un esterno sinistro. Comunque la sua versione in forma non è più quella da 78 bensì da 79. Poi ragazzi, guardate un po' chi c'è. C'è il buggatone, quello Jesse Rodriguez, che prima era un ATT argento veramente buggato, ora l'hanno spostato, gli hanno cambiato ruolo da ATT a ES e sarà ed è oro. Quindi ragazzi, cosa vi consiglio di fare? Se avete dei crediti adesso, andate ad aprire dei pacchetti, perché innanzitutto, avendo un basso, essendo un giocatore oro e avendo un basso overall, è molto alta la possibilità di trovarlo nei pacchetti. E se poi lo vendete subito, lo riuscirete a vendere ad un grosso prezzo, perché ho visto prima uno gli aveva fatto l'offerta a 50.000 e per Jesse Rodriguez, oro esterno sinistro valutato 76, per me 50.000 sono un po' troppi, quindi mi raccomando vendetelo. Ultima cosa, sia Jesse Rodriguez del Southampton, che era un esterno sinistro valutato 69, è stato aumentato di 5, infatti ora sarà valutato 74 e sarà veramente raro. Lui sarà sempre argento, esterno sinistro del Southampton, e per me varrà anche la bellezza di 70.000 crediti. Quindi ragazzi, questo video è finito, era proprio un video d'aggiornamento, appunto per caricarvi un video dove si sentiva bene l'audio. Spero che appunto vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel mi piace, vediamo se arriviamo a 1500 mi piace entro domani, vediamo se ci arriviamo. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente, palla, ci sentiamo al prossimo video, bolla!